Franco! È proprio a te se lo citofonò. Cosa, ma tuo padre è vivo ancora? Che cos'è successo a Giulio che urlava così forte? È stato solo un incubo, nulla di grave. Mio marito l'altra notte stava chiamando i carabinieri, sai? Per Coco è il primo mostro d'Italia. Come sei venuto a conoscenza di questa storia che effettivamente è poco conosciuta? Il merito di aver riportato alla luce questa storia è di Marcello Introna, che qualche anno fa ha scritto un romanzo che si intitola proprio Per Coco, e grazie a lui, diciamo, sono venuto a conoscenza di questa storia che affonda le sue radici nel lontano 1956, ma che aveva tantissimi punti di contatto con la società anche come la possiamo intendere oggi, perché la storia è ambientata a Bari e in un momento in cui sta per arrivare lo tsunami del boom economico. Di lì a pochi giorni si attiveranno le antenne della televisione e quindi arrivano i prodotti, arrivano gli elettrodomestici, cambia la visione del mondo, l'ideologia del mondo. La società si sta riassettando dopo il dopoguerra e si creano delle gerarchie molto rigide. È l'epoca in cui, più che in altre, la laurea è uno dei traguardi della condizio sine qua non per accedere ad uno status sociale, che è proprio lo status sociale a cui vorrebbe accedere Franco Percocco, che è un piccolo borghese che vorrebbe accedere a quel mondo fatto di potere, un potere che ti permette di avere le donne più belle, frequentare i locali più alla page. E questo è il mondo che vorrebbe vivere Percocco. Come si entra nella mente di un killer? Come si fa a raccontarlo? Ho cercato di non farlo, nel senso, ho cercato di non sostituirmi alla mente di Franco Percocco, e ho potuto farlo grazie anche al fatto, alla possibilità che ho avuto di accedere agli atti del processo, che sono custoditi presso l'Archivio di Stato, in cui ci sono ben due interrogatori a cui Franco Percocco venne sottoposto e centinaia di pagine di perizia psichiatrica in cui Franco si racconta. Ci sono anche conservate le lettere che Franco e il suo fratello Vittorio si scrissero dal carcere, in cui è un fratello che scrive ad un altro fratello, e quindi era proprio Franco che si raccontava. Io ho cercato di essere quanto più fedele possibile ai 10 giorni che hanno consacrato questo ragazzo come mostro, perché oltre ad aver ucciso i genitori, Franco Percocco ha convissuto per 10 giorni con i cadaveri della famiglia uccisa. Questa mostruosità ho cercato di raccontarla senza giudicarla, e sperando che lo spettatore comprenda, e insieme a me e insieme a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, e lo sforzo che per primo Franco Percocco ha cercato di mettere nel comprendersi. È come se fosse una partita ancora aperta. Come si fa a rappresentare sulla scena un, possiamo definirlo appunto, mostro come Percocco? Beh, innanzitutto noi abbiamo fatto un lavoro incredibile dal punto di vista non solo psicologico ma anche fisico, plasmando e modellando questo essere, questo mostro che ha questa angoscia di voler sembrare qualcosa che lui in verità non è. E quindi l'approccio a questo personaggio è stato soprattutto fisico. Sono stato un atleta del set, perché giravo tutti i giorni, abbiamo girato per 6 settimane e io in ogni scena ero presente.
dovuto fare molti training fisici, tanto è vero che sono anche svenuto in scena, sono svenuto davvero e fortunatamente non sulla macchina da presa e quella scena è stata messa. Come hai affrontato con il regista la creazione di questo personaggio? Beh, è stata una collaborazione molto, molto, molto ferrea, perché io e Pierluigi ci conosciamo molto bene e dunque anche grazie alla fotografia di Filippo Silvestris c'è stata questa Bari con una fotografia pazzesca, quindi insomma mi sono trovato molto bene a lavorare con Pierluigi, anche perché Pierluigi, essendo lavorato in fisica tra l'altro, ne tirava fuori di ogni, quindi mi dava più che vari spunti. Voleva istigarmi, lui mi istigava in scena. Quando io non dicevo bene una parola, non dicevo bene un accento barese, perché io non sono barese, sono romano, e lui si infervorava in una maniera incredibile. Ci sono poi, tra l'altro, una cosa curiosa: ci sono molti fuori scena che ha montato Pierluigi, quindi ci siamo molto divertiti.